aprire un attimo il discorso sulle medie. Visto che mi hanno detto che è stato messo il, diciamo, un insegnante di madrelingua francese, io mi sono ricordata che 30 anni fa i nostri genitori hanno combattuto per eliminare il francese dalla nostra scuola media. L'anno scorso scusa solo un attimo, non di più, a noi ci hanno detto che lo dobbiamo fare per forza perché è pagato dal comune. Questo è quello che è arrivato a casa. No, io come assessore nell'autonomia scolastica non posso interferire, e questo è un dato di fatto. Mi approfitto l'ultima cosa per dire che ci avevo dimenticato prima di dirvi che domani scade per la storia dei libri delle medie, chi non ha fatto i primi, quelli che frequentano il primo anno, chi non ha ancora fatto la domanda, domani lo posso. E chi decide l'ora del lavoratore francese? La scuola? L'autonomia scolastica, se la decidono loro quello che fanno e non fanno. A noi è arrivata a casa un'altra... Adesso noi abbiamo ascoltato voi, voi avete ascoltato noi, avete capito, lo sapevate anche già, che non siamo per niente d'accordo su tutti questi tagli fatti, che sappiamo che comunque era un privilegio che aveva il nostro paese, e ce ne vantiamo. Cosa potete fare per venire incontro su questa tagli? Non totalmente, lo sappiamo, ma infatti le nostre richieste. Dal punto di vista soprattutto scolastico nell'altro globalità, non parliamo di casi di scuole, non guardi di... Interferavo sull'assistenza, ribadisco, sull'assistenza, la valutazione che è stata fatta rispetto all'assegnazione delle ore per ciascun bambino, io personalmente, professionalmente confermo, perché ho le motivazioni per cui per ciascun bambino è stato dato un top di ore, e per questo progetto famoso, discusso a lungo questa sera, si porta avanti il discorso. Io personalmente, però con loro posso dire quello che vogliono, io faccio il mio lavoro, loro fanno il loro, ritengo che ci siano gli estremi per portare avanti il progetto e valutare a giugno com'è andato. A giugno. La valutazione è sempre in itinere, sia per l'assistenza, l'assegnazione delle ore, sia per gli altri progetti. Quindi noi faremo, come tutti gli anni, faremo 3 incontri. Adesso ne faremo uno prima di Natale, ne faremo uno verso febbraio e ne faremo un altro di verifica, ma questo per tutta l'assistenza, nel mese di fine aprile, inizio di maggio. Per cui sull'assistenza, ripeto, non è stato deciso, e l'ho fatto prima la premessa, lo ribadisco, per me non è un discorso economico, non è mai stato un discorso economico, ma un discorso di opportunità, di valutazione professionale. Sulle altre cose possono decidere, ma anche su questo possono decidere di dare tutte le ore che avete chiesto, per carità, ma io professionalmente dico che per le poche capacità che ho di valutazione non è opportuno modificarla, perché dalla valutazione di base c'è. Per il resto non posso entrare in merito. Potete vedere di... C'è la volontà, c'è la possibilità di... Allora, c'è la volontà di ascoltare e di andare a verificare quali sono i punti. Siamo a ottobre. Assolutamente, il dialogo è la base di tutto. Il discorso è che abbiamo non solo una valutazione singola, le variabili sono diverse. Le variabili sono diverse, nel senso che l'entità dell'intervento può essere, si può fare, è tutto, diciamo, anche in proporzione a quello che sarà il discorso economico, che le potenzialità e poi quello che potrà essere l'intervento. Ma se andate oltre il fatto che abbiamo i tecnici, adesso siamo veriti. Avete una bimba, abbiamo soldi. No, non è così semplice il discorso. Sì, ok, fateci capire, perché noi non siamo. Nella materia è stata aumentata la renda. È possibile ripristinare gli stessi servizi? Ma cosa è stato? Attenzione. La motore tutto l'anno. Attenzione. Allora, attenzione, il discorso dell'aumento della renda sono 10 euro. 10 euro. Ho capito. La proposta del comune era quella di fare pagare 5 euro il buono pasto. Ed eliminare la renda. Però avete dato l'indicazione di non farlo.
di non e quindi la retta, diviso il giorno va a coprire le spese. Ci risparmieranno di su. Ma pure per discendere. Pure per di dare i nomi nominativi, quando l'abbiamo, il nominativo si fa parte con i vostri rappresentanti. Cioè sono questi rappresentanti. Ragazzi, però voi... No, ma sono stai spiegando capire, non so come fare. È proprio che formarsi, si trova, no, ma attenzione, questo nel senso buono, si trova poi a subire delle decisioni e non è senso. No, perché cioè, io non sapevo che magari alcuni non sono capito, non si Io mi ricordo che in quella riunione alla scuola europea avevo detto che non si sapeva ancora se restavano i 5 euro del posto. L'avevo detto e così si faceva. La mia proposta in giunta, e la maggior parte della giunta era quella di portare 5 euro ai buoni pasti e voi l'avreste risparmiato perché se non andavano i figli. Allora, sicuramente non posso andare accettare. No, scusa, nella commissione pubblica istruzione risiedono, se ci sono delle persone che sono state delegate dai vari partiti presidenti del Consiglio Comunale. Ecco, quindi non hanno mai un titolo personale. No, teoricamente ognuno rappresenta cioè una propria fetta politica e quindi porta davanti. Cioè, a noi anch'io avevo l'idea di fare 5 euro per tutti e la cosa si risolve. A un certo punto l'indicazione che è emersa alla maggioranza era quella di lasciare i 3 e 20 così, di non cambiare, di non... No, visto che ci sono delle notizie che possono essere anche, diciamo, utilizzate poi nei confronti dei vostri, diciamo, amici, colleghi, esperti, genitori e conoscenti, cioè, giustamente questo non rappresenta quella che era la nostra, diciamo, intenzione. Certo. Quindi, io chiedevo semplicemente questo, visto che avete aumentato la retta. Attenzione, ma espandiamo però il discorso, non abbiamo aumentato la retta, abbiamo percepito delle indicazioni e nato questa scelta, una scelta fatta. Della retta, l'aumento della retta serve solo a compensare la quantità di 1,5 euro che manca al 5 euro che avremmo dovuto fare, perché uno spetta una metà. Però alla fine sono 10 euro in più. Chiedimi almeno i servizi. No, cioè, anche la motoria me la fai no, entrare. No, non c'è stata di vita. Il discorso è questo. Quello che avevamo dato prima, cioè se noi come giunta, era questo. Attenzione, se un bambino della scuola materna ha logicamente dei giorni di assenza, già in questa casa, giù, sei giorni, non mi sa che non è questo. Però non è stato recepito, cioè, noi abbiamo avuto l'indicazione di fare esattamente il contrario, lasciare la retta o l'aumento e lasciare portare il buon pasto quindi lasciando la 3,20. Noi non ci siamo recepiti, ma sono diverse. Ce ne sono diverse. Ma non posso considerazione. Non si può cambiare queste cose, anche perché le abbiamo smontate da quelle che erano recepite. Un'informazione solo, sulla piscina. La piscina? Chiuso subito la parola. Aspetta, no. È stato rivolto fino adesso, rimani nel corso. Ma non si è la piscina. La piscina è un momento brutto, cioè io parlo per me il genitore, è un momento brutto penso per tutti i genitori. La piscina giustamente, se io non mando il bambino in piscina perché non ha 60 euro gli altri vanno, sai, viene guardato magari. Vabbè, faccio un sacrificio, lo mando. La storia del 15 euro del Pullman. Allora, 16 euro del Pullman. Allora, io parlo per me, due bambini, due rate di piscina, più 16 euro. Cioè, è un momento di crisi da Livorno. È un momento di crisi. È un momento di crisi. Cioè, 16 euro, quanti bambini ci sono alle elementari? Allora, il problema della piscina non è un problema gestito dal comune, ma è gestito completamente
qui mi correggono, dai genitori e dagli insegnanti. Qui mi correggono gli insegnanti se è vero o non è vero. Dai genitori e dagli insegnanti. Mi correggono gli insegnanti. Il comune non c'entra niente perché non l'ha mai gestito il comune.